Presidente Francesco Cavallone, una doppia soddisfazione. Innanzitutto questo importante protocollo e poi forse possiamo dire che se non è la prima volta, poco ci manca che tre soggetti così importanti si siedono ad un tavolo per garantire un risultato comune. Sì, oggi con la direzione regionale dei musei della Campania, con il vescovo della diocesi Teggiano Policastro e la comunità montana si è firmato questo protocollo d'intesa per i parchi territoriali ecclesiastici, per i nostri parchi del territorio, verso il giubileo del 2025. È molto importante questo risultato che si è raggiunto perché va alla scoperta delle proprietà ecclesiastiche, degli itinerari religiosi e soprattutto è solo un piccolo tassello di quello che è molto più ampio disegno che noi stiamo perseguendo per quanto riguarda lo scopo turistico del nostro territorio con la DMO, la Destination Management Organization, che sarà diciamo, la struttura che sovrintenderà a quelle che sono tutte le attività turistiche. Io credo che attraverso questo tipo di attività che coinvolgano tutti e soprattutto mettano in rete il territorio, sicuramente il nostro territorio potrà fare questo salto di qualità, questo scatto in avanti, sia per far conoscere tutte queste perle, questi gioielli che sono all'interno del nostro territorio, sia per mettere anche in rete tutti questi itinerari turistici e religiosi, in modo tale che le persone quando vengono all'interno del Vallo di Diano conoscono la strada che debbono per proseguire e perseguire per raggiungere le loro mete. Sicuramente è la prima volta che tre soggetti si siedono al tavolo. Ringraziamo la dottoressa Ragozzino, padre Antonio, ringrazio diciamo, la mia giunta, in particolare l'assessore Pagliarulo che si è interessato di questo progetto, il dottore Perri che ci sta curando il progetto per il turismo. Attraverso questo lavoro intenso e determinato e fatto con passione, sicuramente nel nostro territorio potremo ottenere dei grandi risultati.